Il piano del comandante Global per evacuare i civili ha avuto un epilogo disastroso. Un sovraccarico sullo scudo protettivo nel corso di una battaglia contro gli Zentradi ha distrutto una città. Il popolo della Terra è all'oscuro delle circostanze che hanno causato l'esplosione e la fortezza spaziale viene ora considerata come una minaccia. La città di Toronto ha ritirato la sua offerta di accogliere i profughi e la nave è di nuovo senza un rifugio. Nel frattempo, il comandante Dolza rivede la videoregistrazione della battaglia. Ripassate quel nastro. Sì, signore. Questi microniani sono più crudeli di quanto credessi. Erano pronti a sacrificare un intero centro abitato solo per sconfiggere piccole divisioni di squadriglie d'attacco. Suppongo che non sia una sorpresa per te che essi possiedano un tale potere e la precisa volontà di farne uso con le possibili conseguenze. No, signore. L'inesperienza del comandante Azonia con questi esseri si è rivelata più grave di quanto pensassi. Di conseguenza ti restituisco il comando delle tue truppe. Ma ho una condizione. Quale? Devo chiedere che anche la flotta di classe imperiale sia reintegrata sotto il mio comando. E perché una forza così enorme? Perché avrò a che fare con un nemico imprevedibile e decisamente potente. Avrò bisogno di risorse eccezionali. Molto bene, allora l'avrai. La ringrazio. È tutto. Bene, signore. Ancora un'ultima cosa. Che cosa, signore? Pretendo di ottenere dei risultati questa volta. Sono sicuro che questa volta non resterà deluso. Per il tuo bene lo spero. Comandante Britai, come sono andate le cose? Dolza mi ha affidato il comando della flotta di classe imperiale. Significa che più di un milione di navi sono state messe a sua disposizione. Deve aver ordinato di fare qualcosa di molto importante. Sì. Vuole che torni nel sistema solare microniano e risolva la situazione prima che ci sfugga di mano completamente. Mentre Britai ed Exedor vengono riportati alla nave, si rendono conto che il compito che è stato loro assegnato potrebbe essere il più difficile che abbiano mai dovuto affrontare. Ogni precedente scontro con la fortezza spaziale è stata una sconfitta per gli Zentradi. Può darsi che li abbiamo sottovalutati. Forse ha ragione, signore. Persino un milione di navi potrebbero non abbattere le loro difese. Sono ansioso di sapere cosa avranno da raccontare le nostre spie quando torneranno dalla loro missione. Preparate l'astronave per un'operazione di piega immediata e cominciate il conto alla rovescia. Tutti in posizione di piega, sistemare l'asse secondo la direzione dell'ammiraglio. Il conto alla rovescia è iniziato. La piega iperspaziale comincerà fra un minuto. Lo scarico inizierà tra un minuto. Assicurarsi che tutti i portelli delle zone di carico siano aperti per ricevere la consegna di scorte. I ponti di atterraggio superiori devono essere sgombrati subito e gli autocarri in posizione per l'inizio del trasferimento scorte ai centri di distribuzione. Dopo il sovraccarico della barriera e la distruzione che ne è seguita, sulla nave corre voce che la fortezza spaziale non sia più la benvenuta sulla Terra. La comparsa dei camion di scorte per le strade non passa inosservata tra i civili, ma conferma i loro timori. Intanto Rick scrive ai genitori di Ben informandoli che il loro figlio è morto nell'adempimento del proprio dovere. Cari signori Dixon, in qualità di comandante di vostro figlio ho il triste incarico di informarvi che proprio non ci riesco. Erano così fieri di lui. Non c'è nulla che possa dire per consolarli. Non ci sono parole in questi casi. Tenente, vecchio mio. Beh, ma sei tu. Salve. Capisco quello che provi, ma non c'era niente da fare. Era giunta la mia ora. Sei qui, Rick? Su, vieni con me. Ho bisogno di prendere un po' d'aria. Deve essere duro, comandare. E voglio dire che dopo un po' ci si deve considerare responsabili per i propri subalterni. Non è così? Non so spiegarti quanto mi senta impotente ogni volta che dobbiamo combattere. È come guardare qualcuno che perde la presa e cade da un precipizio. Ti chiedi sempre se non c'era qualcosa che potevi fare per salvarlo. Mi domando se mi sentirò anch'io così quando terrò il mio primo comando. Probabilmente accadrà presto. Mi hanno appena promosso sottotenente e non è passato neanche un mese da quando sono uscito dalla casa. Sono certo che sarai un buon comandante, Max. Spero che tu abbia ragione. Ehi, dai un'occhiata a quel grosso elicottero. Deve trattarsi di una persona importante. È sicuramente una personalità. Scommetto che ci sono ordini per noi di tornare nello spazio. Probabilmente non siamo molto simpatici al quartier generale. Ma sarà vera la voce che ci vogliono mandare in esilio? Purtroppo ultimamente non siamo stati molto popolari qui. Già, è vero. Vivremo su questa nave.
Questa nave diventerà la nostra patria. Questa forse sarà l'ultima volta che possiamo vedere un tramonto sulla Terra. Meglio goderci il panorama finché possiamo. Questa è la cosa più sensata che ho sentito oggi. Mentre Rick e Max si godono l'ultimo tramonto, all'interno dell'enorme nave, le tre spie Zentradi stanno per consumare il loro ultimo pasto prima di tentare la fuga. Ehi, ragazzi, è pronto? Bene, muoio di fame. Ehi, che cosa c'è? Abbiamo stufato di manzo. Ah, un ottimo profumo. Che ne dite di un po' di musica? Ogni momento è buono per ascoltare Min Mei. Hai ragione, anche a me piace. Che ne dite della mia cucina? Non trovate che abbia fatto progressi? Sì, ci metto solo un'ora a digerire adesso. All'inizio invece ci volevano due giorni. Molto buona. Quando hai iniziato a cucinare mi veniva il voltastomaco solo al pensiero. Sentirò la mancanza del cibo microniano. Mi dispiace ammetterlo, ma hai ragione. E non è tutto, ci ho pensato bene, credo che mi mancheranno un sacco di cose. Il cinema, la gente felice, la musica. Già, la musica. La cosa che più mi mancherà sarà non sentir cantare Min Mei. Certo, hai ragione. E ricordate quelle ragazze che abbiamo conosciuto? Eh? Già, ballare è divertente. Oh, sapete, quella Kim era davvero eccezionale, mi ha fatto ridere per tutto il giorno. E quell'altra, Sammy, quando ci ha visti con la bambola, che figuraccia! È difficile credere che domani mattina torneremo a indossare l'uniforme. Già, ma purtroppo è così. Riferirò al quartier generale che avete ricevuto gli ordini. Ah, sì, abbiamo ricevuto gli ordini. E può riferire anche a quegli idioti del quartier generale che gli ordini sono stati ricevuti in silenzio in segno di protesta. Tutto questo è incredibile. Quegli uomini non hanno un minimo di pietà nei loro cuori. Che cosa dovrei dire alla gente su questa nave quando mi presentano degli ordini del genere? Il Consiglio degli Stati della Terra le ordina di portare il suo vascello lontano dal pianeta. Le ordiniamo inoltre di tenere i profughi civili a bordo della nave. Se questi ordini non verranno eseguiti alla lettera, ci vedremo costretti a... Comandante, posso entrare? Sì. Scusi la domanda, ma qualcosa non va? Già, qualcosa non va. Ma è quanto ci aspettavamo. Ci è stato ordinato di lasciare la Terra immediatamente. Vuole qualcosa da bere, comandante? Dopo l'incidente dell'esplosione mi aspettavo che la nave venisse mandata via dalla Terra, ma costringere 70.000 civili innocenti a diventare dei profughi del loro stesso pianeta... Ecco qua, comandante. Immagino che dovremmo brindare i nostri ultimi istanti sulla Terra. Forse sarebbe meglio fare un brindisi ai civili. Credo che abbia ragione, Lisa, ne hanno proprio bisogno. Ai civili, allora? Sì. Questi ordini avranno effetto non appena avremo finito di caricare. Questo significa che saremo costretti a dare a tutti la notizia del nostro esilio solo poco prima della partenza. Vuole che lo annunci io, signore? No, sarà meglio che lo comunichi io stesso, Lisa. Come vuole lei, comandante? Parla l'ufficiale di ponte. Sono il comandante Global. Hanno caricato le scorte? Hanno quasi finito, signore. Ora mi ascolti attentamente, Claudia. Voglio che inizi con discrezione i preparativi per la partenza. Cosa? Questo è tutto, esegua. Sì, signore. Pronti a partire. Oh, vuol dire che tutte quelle voci sulla nostra partenza erano vere? Beh, siamo realisti. Abbiamo spazzato via un'intera città, sapete. Ma per un incidente, è stato un sovraccarico della barriera. Claudia, che cosa ne sarà di tutti i civili? Beh, visto che li hanno considerati come morti e nessuno vuole accoglierli, resteranno con noi. Ora sbrigatevi a fare gli ultimi controlli. Abbiamo poco tempo. Il padre di Lisa ha un pezzo grosso nel governo del mondo unito. Se gli mandasse un messaggio potrebbe sospendere questo ordine. Sammy, non ti permettere di suggerire una cosa del genere a Lisa. Ha già abbastanza guai con suo padre. Ora datti da fare. Mentre l'SDF-1 si prepara a lasciare la Terra, una grande eruzione ha luogo dietro la Luna. Migliaia di navi Zentradi cominciano ad emergere dall'iperspazio e così facendo provocano una forte onda di disturbo gravitazionale nella zona. È il segnale atteso dalle tre spie per iniziare la loro fuga. Muoviamoci, forza! Eh?
Ponte, qui è la sala radar. Stiamo ricevendo diversi segnali di forte disturbo da una zona attorno alla faccia oscura della Luna. Non ne siamo sicuri, ma potrebbe trattarsi di un arrivo in massa di varie pieghe interspaziali. Comandante, venga presto! Che sta succedendo? Non lo sappiamo! Stiamo ricevendo delle onde di disturbo gravitazionale dalla Luna. Cosa? È una piega? È ben più grave, signore. Pare che si tratti di molte pieghe. È in grado di stimarne il numero? Sì, signore, ci provo. Aspettate, forse sono venuti in pace questa volta. Giusto, sicuramente no. Comandante, c'è un oggetto non identificato che sta sorvolando la nave. Lisa, ci sono per caso dei caccia di pattuglia fuori dalla nave? No, signore. Sui monitor è apparso un grosso vascello che si muove verso terra e sembra trovarsi in rotta di collisione con l'oggetto sconosciuto. Tutti i gruppi Varitech in allarme giallo immediatamente. Comandante, sto ricevendo altri disturbi gravitazionali e questi sono più forti dei primi. Il numero delle navi nemiche stimato è davvero incredibile. Sono all'incirca 1 milione. Ma bene. Non credo che abbia importanza quante navi il nemico riesca a mettere in campo. Ma 1 milione, Claudio! Finora non abbiamo mai dovuto combatterne tante in una volta. Li abbiamo battuti prima e li batteremo ancora. Il quartier generale dovrebbe sapere che sta succedendo. C'è stato qualche contatto? No, signore, neanche una parola. Significa che siamo totalmente isolati. Cosa? Ma perché mai, signore? Tanto vale che ve lo dica. I comandanti della Terra hanno deciso che il modo migliore per difendere il pianeta sia quello di usare la nostra nave come un'esca per allontanare gli alieni. In pratica dobbiamo sacrificarci. Mentre i comandanti alieni entrano nella zona di azione posizionando i loro vascelli secondo la gerarchia degli zentradi, il comandante Britai attende la rigenerazione delle 3 spie che vengono riportate alle loro dimensioni normali. Fra poco avremo il rapporto delle nostre 3 spie. Comandante Britai, siamo entrati in contatto col comandante Azzoni. Ora ci divertiremo. Saluti, comandante. Le comunico che devo assumere il comando di questo settore. L'ho già saputo. Ha messo insieme una bella flotta per affrontare una piccola nave Robotech. L'hai notato? Quella nave ci ha causato fin troppi problemi. Persino tu sei stata sconfitta e umiliata. Non sono stata umiliata. Avevano armi più potenti. Per questo motivo mi hanno affidato così tante navi. Signore... Ti comunicherò le tue nuove mansioni più tardi. Aspetti, non ho ancora fatto il mio rapporto. Più tardi, ho detto. Britai! Ora mi devo occupare di cose più importanti. Sono pronti, signore. Credo che ci stiano aspettando. Questo rapporto potrebbe far volgere le cose a mio favore. Prima di cominciare il rapporto, spiegatemi cosa sono quegli oggetti microniani che avete portato. Per esempio, cos'è questo? Lo chiamano pianoforte, signore. Pianoforte? A che cosa serve? Musica, signore. La musica si ottiene mettendo insieme dei suoni diversi. È veramente molto interessante quando ci si abitua. Noi abbiamo imparato a conoscere... Cominciate il vostro rapporto. Come vuole, comandante. Vi spiegherò tutto, signori. Abbiamo scoperto che i microniani conducono una vita molto diversa dalla nostra. Quello che abbiamo riportato rappresenta solo una piccola parte della loro società e dei loro costumi, quello che loro chiamano cultura. Continua. Questo strumento funziona sul concetto delle immagini magnetiche, un po' come i nostri videoanalizzatori, solo che lo usano per divertimento o, come dicono loro, per intrattenimento. Sono bravissimi nel fare riparazioni all'interno della loro nave. A bordo hanno ricostruito addirittura un intero centro abitato, usando soltanto materiali di scarto, e si adattano velocemente alle situazioni in cui si trovano. Ci sono molti micromiani oltre ai soldati a bordo della nave. Ci sono posti in cui si radunano durante il giorno e si muovono liberamente. E c'è ancora dell'altro, comandante. I maschi e le femmine stanno insieme. No, no. Sì, a dire il vero non sembra così male come credevamo. Ci siamo dovuti adattare alla presenza delle femmine, ma non siamo riusciti a trovare degli effetti collaterali negativi. Per diverse ore, le 3 spie riferiscono una grande quantità di osservazioni sulla vita a bordo della fortezza spaziale. Basta, le mie orecchie non ce la fanno più. Il loro stile di vita è quanto mai incredibile. Tu che ne pensi? È sorprendente. Forse dovrei andare laggiù di persona per confermare le loro osservazioni. Purtroppo nelle attuali circostanze non c'è tempo per trovare una conferma. Il comandante Dolza passi all'azione. Molto bene, voi potete andare. Entriamo qui dentro, voglio chiedervi una cosa. Io credo che sia andata molto bene. Io ho tenuto degli oggetti in tasca, voi mi interessa tutto. No, anch'io qualcosa. Anch'io significa quindi che non ho tenuto un ricordo. Vediamo cosa abbiamo. Io ho conservato parecchie cose per me. Guardate un po' quanta roba mi è rimasta. Conda, tu che cos'hai? Un piccolissimo monitor e un riproduttore magnetico. Io ho portato 2 riproduzioni della voce di Min Mei. Che ne dici di scambiarne una con qualcos'altro? E che cosa vuoi darmi in cambio? Ti do un
una bambola di Minmay. Ok. Gli altri resterebbero davvero sorpresi se potessero vedere questa roba. Mostriamo qualcosa a due o tre di loro. Che ne dite? D'accordo. Guardate cosa abbiamo portato dalla nave Rob. Guarda qua. Date un'occhiata a questo. Tenete, ragazzi, mangiatene, sono buone. Le hanno fatte i microniani, le chiamano caramelle. Straordinarie, sono diverse dal nostro cibo. Che cos'è? Che cos'è quello? Sembra un microniano, ma cosa sono questi rumori? Oh, si è rotto! Ma no! Questa si chiama bambola, e quel rumore si chiama canzone. Si chiama Minmay. È incredibile, non ho mai sentito nulla del genere. Fantastico, dovremmo farlo sentire anche agli altri. Un momento, sta zitto, non riesco a sentire Spam. La notizia degli oggetti straordinari si diffonde velocemente sulla nave di Britai, e presto il nome di Minmay comincia a venire sussurrato su tutte le navi della flotta degli Zentradi. Sulla Terra, l'astronave è pronta a sollevarsi dalla superficie del pianeta. Ma prima, il comandante Global si trova a dover annunciare la decisione del Consiglio di Difesa. Silenzio! Silenzio, per favore! Stiamo per cominciare! Telecamera 2, avvicinati per un primo piano. Telecamera 3, fai una prova col grandangolo. Silenzio, per favore! Va bene così, telecamera 2. Possiamo andare. Qui è il comandante Global che vi parla ed ho un annuncio molto importante da fare a tutti voi a bordo dell'SDF-1. Come molti di voi già sapranno, da quando siamo tornati sulla Terra, ho fatto appello molte volte al governo e alle forze di difesa per ottenere il permesso di farvi scendere dalla nave. Più di una volta i miei appelli sono stati elusi, per motivi che sarebbe troppo difficile spiegarvi in questo momento. Tuttavia, ho sempre creduto che si stessero facendo dei progressi riguardo a questa faccenda. Scommetto che è successo qualcosa di terribile. Fino agli avvenimenti delle ultime settimane. Amici carissimi. Purtroppo ho una gran brutta notizia da darvi. Pochi istanti fa ho saputo che questa nave e tutti i suoi passeggeri hanno l'ordine di lasciare la Terra immediatamente. Oh, santo! Non posso credere che il governo non ci voglia lasciare questo scendere. Pianeta potremmo essere attaccati da elementi del nostro stesso esercito. E questa è una cosa del tutto impensabile. Abbiamo caricato delle scorte e siamo pronti a lasciare la superficie del pianeta. Ho un disperato bisogno di tutta la vostra collaborazione in questo momento di grave responsabilità. Senz'altro un giorno torneremo sulla Terra, ma fino ad allora dovremo arrangiarci per conto nostro. Questo è tutto quello che vi dovevo dire. Ascoltatemi tutti, il comandante ha bisogno del nostro appoggio, ora più che mai. Poverino, è sconvolto. Mi sento male per lui. Sentite, io non capisco nulla di politica, ma so che l'unico modo per sopravvivere è di restare uniti. Sì, siamo stati su questa nave per molto tempo e non so voi, ma io considero l'SDF-1 come la mia casa. Oh, quella ragazza ha ragione. Questa nave è stata una casa per noi. Non dimenticate che qui abbiamo tutto quello che potremo avere sulla Terra. La nostra città e tutte le cose più care. Ne abbiamo passate tante, ma proprio per questo siamo diventati molto più forti di prima. Io ho più amici qui di quanti ne avevo sulla Terra. Voi siete stati una grande famiglia per me. La speranza di poter tornare sulla Terra rimane, ma per ora io sono fiera di essere cittadina di questa nave. Brava. Questo è stato il miglior discorso che abbia sentito. Devo dire che mi ha convinto. Sono fiero di stringere la mano a un altro cittadino di Macro City. Brava! Tutti ai propri posti. Siamo pronti alla partenza. Tutti i sistemi in collegamento. Rapporto sulle stazioni. Il modulo di controllo indica la piena potenza su tutti i sistemi. Motori accesi. Portelli di gravità aperti. Prepararsi ad accendere i motori supplementari. Accensione. Ovunque e per quanto tempo vagheremo nello spazio, i nostri cuori resteranno legati alla Terra. Per aiutarvi a superare questo brutto momento, vorrei cantare una canzone e dedicarla alla nostra terra che tanto amiamo. Comandante, apprezzo la sua onestà. Sappiamo tutti che ha fatto del suo meglio. Oh, bells are
try.